La fiorentinità è dunque la sommatoria delle azioni che hanno avuto Firenze come teatro. Azioni eclatanti che hanno cambiato il corso della storia e hanno lasciato tracce dappertutto. Ogni angolo di Firenze ricorda che qui si è fatta la storia dell'arte. Ma gli artisti di oggi, come vivono questo continuo confronto con il passato? Ancora una volta, sono le strade a darmi una risposta. C'è anche questo qua, qui. Questo è il primo. Praticamente stavo cercando un sistema di comunicazione universale che fosse alla portata di tutti e mi è venuto questa idea del cartello stradale. Ho cercato di trovare qualcosa che potevo aggiungere senza trasformare il concetto iniziale. È un modo libero di fare arte, perché se tu ci pensi, prima della street art o tu avevi delle commissioni istituzionali o tu lavoravi per delle gallerie, quindi dovevi sottometterti a dei filtri, quelli del potere economico, quello del potere politico. Perché un quadro di Mondrian vale di più di un tondo rosso con un rettangolo bianco dentro? Perché? Perché qualcuno l'ha deciso, però sono delle convenzioni e la street art va a smontare tutte queste cose. La street art però non è sempre compresa dalle forze dell'ordine. Eclet ha addirittura realizzato un'opera con le tante multe ricevute. Io ci metto la faccia, ci tengo, sì, perché nascondersi è una missione di colpa, in qualche modo. E io non penso di fare qualcosa di illegale o di male, io penso di migliorare le cose, quindi perché mi dovrei nascondere? La legge è un conto, poi il bene e il male è un'altra cosa. E forse è più importante il bene e il male che il legale e l'illegale. Sono arrivato a Firenze per caso. Questa città è piena effettivamente di riferimenti molto importanti nella storia dell'umanità. Questi nomi, questi personaggi del Rinascimento sono stati talmente tanto osannati che non osi più compararti o semplicemente affrontare questa cosa qua. Invece deve essere anche stimolante. Forse sono più evidenti i cartelli stradali a Firenze che a New York. A New York un cartello stradale si diluisce bene dentro l'estetica della città, mentre qui no, un pugno nell'occhio. Allora, questo qua l'ho disegnato subito dopo la pandemia, quando i bar hanno riaperto. Ero a Firenze da poco e ero molto povero economicamente. Quando sbarchi come artista a Firenze, nessuno ti vuole perché già ce ne sono troppi. E sentivo di essere oppresso, ecco, e avevo bisogno di fare un passo liberatorio, un passo libero. Se tu vuoi rappresentare un passo libero non puoi chiedere l'autorizzazione, perché non è più un passo libero. Io potevo montarla solo così, aiutato di 2 o 3 amici, una notte l'abbiamo montata. Il video dell'installazione ad oggi è stato visto da quasi 500.000 di persone. L'hanno levata 3 volte, l'ho rimontato per la 4ª volta e da allora c'è. Hanno ormai 2 anni.